Il centrodestra all'Aquila è vincente, come tutte le volte che si candida unito. Parole dell'ex ministro per le infrastrutture Altero Matteoli all'Aquila per sostenere la candidatura di Pierluigi Biondi, che dopo tanto peregrinare ha ricevuto anche l'appoggio da Forza Italia. Un nome, quello di Biondi, condiviso e scelto da Roma, che è stata, ha detto Matteoli, sempre in contatto però con il coordinatore Nazario Pagano. L'unità c'è sempre stata, sottolineato, non è stata affatto tardiva, semmai tardiva è stata la scelta del nome. Matteoli, sul risultato aquilano, si mostra molto fiducioso. Chi ci ha governato prima di noi, ha detto, non ha lasciato una situazione molto brillante. Rivendichiamo il fatto di essere arrivati qui, a poche ore dal terremoto, aver operato immediatamente. Si spera che gli elettori, ha detto, dell'Aquila ci riconoscano questo. Sui sondaggi che darebbero Forza Italia intorno al 20% in città, ha detto, se lavoriamo così, come nelle ultime settimane, è possibile raggiungere quelle cifre, l'auspicio. A livello nazionale, invece, ha detto, l'alleanza con il Partito Democratico non è ventilata, ma mi spaventa. Non sono certamente d'accordo, ha detto Matteoli ancora. Una cosa è un'alleanza tecnica per fare una legge elettorale. C'è sempre stata, anche nella Prima Repubblica, ha portato questo esempio, c'erano delle cose che si facevano insieme tra Partito Comunista e Movimento Sociale Italiano, ma questo non c'entra nulla con un accordo politico. Il coordinatore regionale degli Azzurri, Nazario Pagano, ha ricordato che il grande attaccamento a questa terra e la capacità di raggiungimento dei risultati dell'ex ministro hanno fatto raggiungere risultati importanti all'Aquila. Ricordo nelle ore immediatamente successive al terremoto, mentre all'Aquila attendevamo l'arrivo dell'allora premier Silvio Berlusconi, per una prima riunione, che Matteoli era già presente, aggiunge. Poi è stata la volta di Pierluigi Biondi. Matteoli, devo ringraziarlo 3 volte, perché nel 2014, quando a causa della disattenzione del governo Renzi ci fu il blocco dei fondi per la ricostruzione e io feci la clamorosa protesta dello sciopero della fame, mi mandò un messaggio di solidarietà. E poi perché da abile tessitore della tela ha portato il centrodestra a essere unito a queste elezioni. Infine, da cittadino elencato Biondi, perché assieme a tutta la squadra di governo che nel 2009 accompagnava Berlusconi, fu tra coloro che maggiormente mise mano al portafogli. E questa è storia vera.